Buongiorno a tutti, sono Paola Fendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se trovi interessante il mio canale YouTube, iscriviti cliccando sulla campanella in basso. Come reagisce la vittima allo scarto indotto? La reazione della vittima è terrificante perché lo scarto indotto, cioè, genera una rabbia spropositata. Mesi, anni, nel subire gli abusi, nel supportare il narcisista, assecondarlo, capirlo. Mesi ed anni a fare da madre, la sua confidente, la sua psicologa, la sua amante, la sua colf. E ora si deve pure prendere la colpa di averlo lasciato. Non solo la vittima si sta imbarcando in uno dei periodi più complessi che una persona possa attraversare, ma deve anche accettare di vedere se stessa come vittima di se stessa nell'aver agito facendo qualcosa che è stata portata a fare. Ogni responsabilità è addossata su di lei, lei che non aveva alternative, ma che ora vorrebbe tornare indietro, rimangiarsi tutto e subire ancora e ancora e ancora, pur di non provare il senso di colpa che ora la sta divorando per aver perso il suo narcisista sul serio questa volta, perché lui è scomparso. E forse questo allora è lo scarto definitivo e non ci saranno ritorni e non ci sono speranze. Confusione, angoscia, tormento, poca lucidità, il tutto mischiato alla rabbia e alle spiegazioni che mai lei riceverà dal suo narcisista. La vittima si sente in colpa e pensa che sarebbe andata avanti a subire a oltranza, subire, resistere, l'avrebbe fatto ancora, ma ad un certo punto non le è stato più possibile farlo. Quando la svalutazione diventa un'apoteosi di manipolazione maligna, per qualsiasi donna diventa impossibile. Si dà delle colpe del fatto che quella volta avrebbe potuto fare diversamente, o avrebbe potuto non fare, o avrebbe potuto parlare meno, insomma, avrebbe potuto ancora subire di più, per vivere ancora per molto una relazione mortifera con lui, piuttosto che una realtà senza di lui. La vittima inizialmente proverà un barlume di sollievo misto ad angoscia e un sollievo effimero dovuto alla non reale convinzione di lasciare il narcisista. È un sollievo effimero legato ad una quiete dopo un dolore acuto e prolungato. La vittima dovrebbe approfittare di questo scarto per lavorare su se stessa, per andare a fondo, ma dopo il sollievo iniziale, su di lei inizia il senso di colpa dilaniante e pericoloso per la sua sanità psicofisica. Pensa che forse poteva resistere ancora, che tutto ciò che ha subito non era poi così grave. Ed allora è vero che lei è troppo sensibile, come diceva sempre lui, ed è impazzita e lo ha scaricato. Allora è vero che lei pretendeva troppo e forse poteva farsi bastare quelle poche briciole e non potrebbe sopportare anche solo immaginare che il narcisista, a causa di lei, che lo ha lasciato, possa avere la libertà di andare con un'altra donna. Se tu sei stata vittima di uno scarto indotto, pensa che il tuo narcisista è vittima di se stesso da una vita. Non potrebbe fare altrimenti, ma tu non puoi più subire. Attaccati all'oggettività dei fatti. Non credere alle parole del narcisista, alle parole di chi è vicino a lui. Analizza lucidamente gli avvenimenti che sono accaduti. Se tu soffri perché ti ha scartato con lo scarto indotto, significa che non hai avuto il coraggio prima di troncare questa relazione, questa forte dipendenza affettiva che ti impedisce di godere di questa grandissima opportunità, di troncare davvero per sempre, stavolta, una manipolazione psicologica così devastante. Arrivati ad un certo punto, non importa come se ne esca, importante che se ne esca. Tutto perde di significato quando si perde in salute fisica e mentale. Si può solo dire basta e si può far sì che quello che ora si vede come un dolorosissimo scarto in realtà è la prima cosa giusta che ti potesse capitare. Approfittane.
Tu non sarai mai più abile di lui in questo, e questo scarto indotto sarebbe l'ennesimo colpo da te subito. E se tu ora ti stai trovando in una situazione di scarto indotto, hai una grandissima opportunità di preservare il tuo futuro e anche il tuo presente. Il mio contatto è il biglietto per la tua serenità futura. È difficile accettare la falsità, accettare l'ingiustizia, accettare le credenze sbagliate che hanno gli altri sulla relazione e sulla tua persona, ma devi gettare le armi di una battaglia sbagliata. Hai perso troppo tempo per una battaglia che è sempre stata sbagliata fin dall'inizio. Lascia andare le persone che rimangono nella cerchia del narcisista, lascia andare quella realtà fasulla costruita dalla menzogna e attaccati alla realtà. Tu puoi credere alla realtà che perlomeno io e chi ci è passato e l'ha toccata con mano sa e sanno bene che sia quella vera. Perciò hai avuto una grandissima opportunità, anche se per te adesso sembra quasi impossibile e le mie parole ti risulteranno non idonee, ma t'assicuro. La hai avuto ed hai la possibilità di riprendere in mano la tua vita e io sono il tuo biglietto da visita se tu vuoi lavorare seriamente ed essere aiutata con l'aiuto dell'ipnosi ad uscire da questa situazione mortifera nella quale ti trovi. Ricordatevi, quando mi sento dire ho paura dell'ipnosi, mi viene da sorridere. Non c'è nulla da avere paura. L'ipnosi non fa e non ha assolutamente nessun effetto collaterale. L'unico effetto collaterale che potete avere in una seduta di ipnosi è quello di addormentarvi. Penso che non sia poi così negativo, non pensate? Perciò non avete paura di ciò che potete usare per essere aiutate, avete paura invece e abbiate paura invece di ciò che sono dei farmaci che possono veramente distruggere il vostro equilibrio. Se avete bisogno del mio aiuto con l'ipnosi, contattatemi alla mia email paolafendi@gmail.com. Un'altra constatazione. Io so che parlo sempre al maschile dei narcisisti uomini, ma perché per me, essendo donna, mi risulta più facile. Ma tutto ciò che dico in merito al narcisista nei miei video vale sia per il narcisista di sesso maschile, sia per il narcisista di sesso femminile. Comunque sono tutti stereotipati nello stesso modo. Un bacio a tutte e al prossimo video.